Allora, Peppe Lanzetta è già un nome, che è drammaturgo, attore e scrittore italiano, ma non solo, perché insomma ci sono un sacco di film all'attivo, una persona veramente unica, e avere qui al castello di Saputo, a Cleto, è penso un onore non solo per l'amministrazione comunale, ma per tutti i cletesi che verranno qui insomma ad assistere a questo spettacolo unico nel suo genere. Sì, dunque praticamente noi siamo da un po' che portiamo avanti questo progetto Furimano. In realtà abbiamo unito diciamo, il mio essere attore, poeta, scrittore con la voce di Daniele, che è il frontman di A67, che è una band della Napoli metropolitana, e i Lettis Fatti, che sono un gruppo storico dell'Interland napoletano. C'è una sorta di come dire, rabbia malinconica, malinconia rabbiosa, che serpeggia tra le citazioni di Pasolini per arrivare a De André, per arrivare a Gaber, con pure dei pezzi inediti, e con me che inizio con un omaggio fatto 15 anni fa su Lampedusa, quindi sulla questione dei migranti. L'arte, come si dice, come diceva qualcuno, è sempre avanti, per cui io sono contento di stare a testimoniare in un'Italia un po' così ancora quelli che sono gli attaccamenti a dei valori importanti. Quindi spero che stasera possa essere una bella serata, e sono contento di essere in questo posto veramente magico, e approfitto per fare i complimenti alla mostra che c'è alle mie spalle, tutto intorno, di un artista, credo, cosentina, bravissima. Io mi sono rimasto incantato di guardare. Venite a visitare questo castello, che è bellissimo. Napoli veramente è sempre avanti. Napoli è sempre stata la città dell'accoglienza in generale per tutti, e siccome si parlava di migranti, io penso che Napoli, rispetto a tutta l'Italia, probabilmente forse è anche stata più progressista nell'accoglienza, o comunque anche nel far nascere la cultura. Assolutamente sì, perché con tutte le dominazioni che abbiamo avuto abbiamo imparato storicamente a convivere con l'altro, e quindi siamo anche orgogliosi e fieri di poter esprimerci con i gesti. I napoletani gesticolano tanto perché, non conoscendo le lingue, dovevano imparare a comunicare attraverso il corpo. Quindi ora più che mai c'è bisogno di essere solidali, vicini e accoglienti, e quindi Napoli, avendolo fatto sempre storicamente, conferma di essere una città, comunque con tutta una serie di difetti, ma comunque una città non razzista assolutamente.